Sziasztok! Oggi ho intenzione di parlarvi di come si saluta in ungherese. Ci tengo a precisare che non si tratta di una vera e propria lezione perché io non ho mai studiato l'ungherese, ma mia mamma è ungherese, i miei nonni sono ungheresi e con loro parlo sempre solo ungherese. Ho pensato potesse essere una buona idea condividere con voi appunto come ci si saluta in ungherese nel caso foste curiosi di imparare questa lingua, semplicemente curiosi di conoscere una nuova lingua o nel caso in cui abbiate intenzione di andare in viaggio a Budapest o in generale in Ungheria. Direi di partire con il saluto più classico e comune, ovvero Szia. Szia vuol dire semplicemente ciao. Si può utilizzare sia quando si incontra una persona che quando la si lascia, quindi è esattamente l'equivalente del nostro ciao. Szia. I più attenti di voi però avranno notato che io quando inizio i video e vi saluto non dico Szia, ma dico Sziasztok. Perché questa differenza? Semplicemente Szia è riferito a una persona, quindi ciao a te, mentre Sziasztok vuol dire ciao a voi. Quindi quando si utilizza ciao per salutare più persone, si utilizza Sziasztok. Come succede poi per la nostra lingua italiana, ci sono dei saluti che variano a seconda del periodo della giornata, ovvero Jöreggelt, che significa letteralmente buona mattina, e noi in particolare la utilizziamo quando ci svegliamo la mattina e vediamo per la prima volta un altro membro della nostra famiglia, quando ad esempio ci riuniamo per far colazione, ci salutiamo dicendo Jöreggelt. Se invece incontriamo una persona per strada nell'arco della giornata, allora lo salutiamo dicendo Jónapot, che letteralmente significa buongiorno, Jónapot. Se invece vogliamo salutare una persona in maniera un pochettino più formale di sera, allora utilizziamo Jóestét, che significa letteralmente buonasera, Jóestét. Se vi state riferendo però a una persona molto più grande di voi o a cui dovete un certo rispetto, non basta semplicemente dire Jónapot, ma bisogna aggiungere Kívánok, Jónapot Kívánok, che sarebbe una forma, diciamo, molto formale per augurare il buongiorno a qualcuno. È una sorta anche di forma di rispetto proprio per persone più grandi di voi, quindi basta aggiungere Kívánok dopo Jónapot, Jóestét o Jöreggelt. Questi saluti si utilizzano quando si incontra una persona in un contesto formale oppure semplicemente se è una persona che non conosciamo, un commesso, un barista. In questo tipo di situazioni si utilizzano questi saluti. Quando si lasciano queste persone, quindi per dire insomma arrivederci, si utilizza una forma di saluto che a me riesce difficilissimo pronunciare. È quasi uno scioglilingua per me, non so per quale motivo mi è così difficile. Comunque, per fortuna esiste una versione, diciamo, ridotta di questo saluto, che equivale comunque all'arrivederci, ovvero Vislat. Si può utilizzare comunque nei contesti formali, quindi se avete timore di pronunciare male, potete tranquillamente utilizzare Vislat. Un altro saluto, diciamo, che volevo includere in questo video è il buonanotte, Jó éjszakát. Se vi capita di alloggiare con qualcuno che è ungherese o semplicemente dover augurare la buonanotte a qualcuno, gli potete dire Jó éjszakát. E infine vorrei citarvi un tipo di saluto che quando ero piccola mi creava non poca confusione, ovvero Csókolom. Csókolom è un tipo di saluto che rivolgono i giovani, i bambini, i ragazzi agli adulti, anziani o ai loro parenti, tipo i zii, i nonni, e mi creava un po' di confusione perché letteralmente Csókolom significherebbe ti bacio. E non capivo perché molti della mia età appunto salutassero i più grandi in questo modo, non sapevo neanche in che contesto dovesse essere utilizzato, perché in genere con i miei nonni, con i miei parenti non capitava mai di usarlo. E invece ho scoperto che Csókolom è un tipo di saluto appunto di rispetto che utilizzano i giovani verso i più grandi e che deriva dal baciamano, è proprio tipo una forma ristretta per portare rispetto e dire come se ti salutassi baciandoti la mano. Penso che sia una cosa un po' particolare e carina, quindi se sentite per strada qualcuno salutarsi dicendo Csókolom, sapete il motivo e sapete in che contesto deve essere utilizzato,
più che altro in che contesto viene utilizzato. E questi erano quindi i modi in cui ci si saluta in ungherese. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere utile in qualche modo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto che cosa vorreste vedere nel prossimo video dedicato appunto all'Ungheria. Se vi piacerebbe scoprire qualcosa di più sulla lingua o se preferireste magari una ricetta o un focus su una tradizione, su un posto in particolare che vi incuriosisce, fatemi sapere qua sotto perché sono veramente molto curiosa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Bislat!